Presunte anomalie sull'utilizzo del teatro d'Annunzio dichiarato di recente inagibile e mancati interventi per porre rimedio. Il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, sollecita il sindaco di Pescara Masce a fornire risposte. Questo alla luce di perizie e dettagliate verifiche tecniche che sono giunte alla conclusione che il teatro d'Annunzio di Pescara, già da almeno 4 anni, non ha i requisiti di agibilità. Vicenda questa emersa grazie a un'indagine del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, che oggi torna sulla questione dopo aver avuto un parziale assenso per l'accesso agli atti, ma ancora alcuna risposta dal sindaco Masci. Qui si è svolto il Festival d'Annunziano nel 2022 e nel 2023. In entrambe, diciamo, questi eventi non c'è stata alcuna limitazione dei posti. Voi sapete, perché l'abbiamo detto l'altra volta, che ogni anno prima il comune e poi l'ente manifestazione pescaresi chiedeva il certificato statico temporaneo per vedere, cioè, se in quell'anno il teatro d'Annunzio potesse essere utilizzato per intero o invece avesse delle limitazioni dei posti. Ebbene, nel 2022 e nel 2023 aveva una limitazione dei posti del 10%. Il teatro d'Annunzio può ospitare 1980 persone, quindi stiamo parlando di circa 1800 persone. Ebbene, nella risposta del Consiglio regionale, che si occupa appunto del Festival d'Annunziano, dell'organizzazione di questo festival, scopriamo due cose. La prima, che non c'è nessuna convenzione tra il Consiglio regionale e il Teatro d'Annunzio, e in particolare con l'ente manifestazioni pescaresi, quindi nessuna convenzione che limiti l'utilizzo del Teatro d'Annunzio. Ma soprattutto, a domanda precisa, cioè se avete avuto delle limitazioni, rispondono di non aver avuto nessuna limitazione di posti. E poi abbiamo delle foto che testimoniano come è stato utilizzato nella riuscita manifestazione del Festival d'Annunziano il Teatro d'Annunzio. Questa è una di quelle sere in cui c'era il pienone, come vedete nessuna limitazione dei posti. Ma la stessa cosa vale anche per l'associazione Flaiano, che si occupa dell'organizzazione dei premi Flaiano. Nelle convenzioni sottoscritte, questa volta ci sono le convenzioni, non c'è alcuna limitazione sull'utilizzo e sull'accesso al teatro d'Annunzio. Questo doveva essere rispettato in tema di sicurezza. Allora, su questo noi vogliamo rivolgere una domanda al sindaco. Sono state veramente fatte queste limitazioni? Sono state adoperate per i privati, per i soggetti pubblici come il Consiglio regionale? Fateci sapere bene se veramente è stata rispettata la sicurezza. In questi 4 anni, che l'amministrazione comunale sapeva, nessuno ha richiesto i fondi per rimettere a norma il teatro d'Annunzio.